Ciao, siamo nel pieno del periodo del coronavirus e anch'io resto a casa. Ormai sono 3 settimane che non ho contatti con persone che non siano solo miei familiari stretti. Se senti qualche rumore di sottofondo è mio figlio che sta giocando qui sotto. E non far caso se ho dei graffi qui sulla fronte perché giocando tutto il giorno, ovviamente, questi sono i risultati. Ma perché voglio fare questo video? Perché comunque ci sarà un dopo coronavirus. Infatti il mantra che seguo è o va tutto bene o tra poco andrà tutto bene. E allora per questo ho pensato di usare questo mio tempo per aiutare le famiglie che vogliono comunque intraprendere un percorso per staccarsi dal gas, perché tanto comunque un dopo coronavirus ci sarà. Voglio usare questi minuti per aiutare quelle famiglie che hanno capito l'importanza di vivere senza gas, di trasformare la loro casa in 100% elettrica, sfruttando il loro impianto, anche se ci sono i radiatori. Quindi senza demolire case, senza demolire impianti, ma sfruttare il più possibile quello che hai già in casa. Ma aiutare anche le famiglie che hanno capito che si può riscaldare casa senza inquinare, senza emissione di CO2 o di particelle in atmosfera. Non so se hai visto, no? In questi giorni, con il blocco del traffico, comunque l'inquinamento è molto alto. Infatti è uscito un articolo sul giornale che diceva che l'inquinamento è rimasto comunque ad alti livelli perché tutte le persone sono a casa e stanno riscaldando casa, ovviamente, anche di più di prima, e l'inquinamento comunque non va a calare. Voglio usare questo tempo per aiutare quelle famiglie che hanno ben capito che è molto più conveniente investire nella propria casa per bloccare i consumi anziché investire in borsa. Infatti, investendo nella propria abitazione si aumenta il valore dell'edificio, ma soprattutto si vanno a bloccare i consumi, che in questo momento di crisi è molto importante. Voglio dedicare il mio tempo a quelle famiglie che hanno un impianto fotovoltaico e che non sanno come sfruttarlo al meglio, che non sanno cosa farsene dell'energia prodotta. E voglio dedicare ovviamente il mio tempo a tutte quelle famiglie che hanno capito che si può vivere senza la bolletta del gas. Perché tanto un dopo coronavirus ci sarà, sarà molto diverso da prima, ma ci sarà comunque. E allora cosa ho pensato? Ho pensato di dedicarvi un link in cui potete scrivere tutte le domande che vi passano per la testa su come poter riuscire a riscaldare casa senza gas. E il video successivo che farò sarà dedicato a rispondervi a queste domande. Quindi vai nella descrizione del video dove troverai un link che ti porterà a una pagina dove inserire le tue domande. E con questo ti saluto, certo che un dopo coronavirus ci sarà.